Gloria a Dio. Buongiorno. E tutta la gloria sia a Dio e a Gesù. Mie care, nella grazia, vogliamo stare fermi nella fede. Ogni cosa che intraprendiamo lontano dal Signore non ha una fine positiva. Perciò restiamo fermi nel Signore, nulla ci disturberà e nulla porterà a una deviazione del cammino del Signore, se è fatta con cuore e con amore. Con questo vogliamo accostarci alla preghiera. Se vi è possibile, chinate il capo e lodiamo il Signore. Padre Santo, Dio d'amore, ti voglio lodare e ringraziare per ogni cosa, Signore. Ancora grazie per stamattina, Signore, che mi hai dato la forza di poter restare sempre fermo in te. E con questo ti voglio pregare per i miei simili, Signore, per i miei fratelli, sorelle, amici, e anche nemici, Signore, che possono trovare grazia davanti ai tuoi occhi, davanti alla tua presenza, Signore. Benedici, Signore, che possiamo sempre accostarci a te con reverenza, con amore, e portare come profumo soave a te attraverso Gesù tutti i nostri problemi, tutte le nostre angustie, tutte le nostre difficoltà, Signore. Benedici, Signore, ogni cosa, Signore, che possiamo sempre trova grazia davanti ai tuoi occhi, Signore. Sì, Signore, ci siamo accorti che ogni cosa lontana da te non produce, perciò, Signore,
Facci restare sempre alla tua presenza, facci adorare quel profumo soave che tu emani, Signore. Grazie, Signore. Alleluia, Signore. Sì, Signore, ancora stamattina, Signore, ti chiedo benedizione ancora per tutto il tuo popolo, Signore, che sta languendo, Signore, e sta cercando aiuto da te, Signore. Aiutalo, Signore, sostienili e portalo avanti. Benedici le nostre famiglie, Signore, tutte quante, uno per uno, Signore. Benedici ancora mia moglie, benedici ancora i miei figli, Signore. Benedici ancora mia nuora, mio genero, i miei nipotini, Signore, ancora i miei consuoceri, sia quelli che sono qui in Germania che quelli che sono in Italia. Signore, ancora benedici tutta l'umanità, Signore. Sì, Signore, benedici le vedove, benedici ancora i bambini senza tetto, gli orfani, ancora i carcerati, Signore, ancora chi ti sta cercando, Signore, che ancora non ti conosce, Signore, manda il tuo angelo, Signore, a incontrarli, a portarli sulla retta via, Signore. Grazie, Padre. Ancora grazie per stamattina, Signore. Continua a restare sempre con noi, Signore, perché vogliamo essere sempre vicino a te, vedere la tua presenza, adorare il tuo profumo, ogni cosa. Ti ringrazio, Padre. Ancora benedici tutta la giornata, Signore, lavorativa, Signore, che possiamo fare ogni cosa contro la tua volontà, Signore. Guidaci, Signore, di non poter mai più sbagliare, di stare sempre alla tua presenza, Signore. Grazie, Padre, ti ringraziamo, ti lodiamo nel nome del tuo Santissimo Figliolo Gesù Cristo, che tu l'hai benedetto e incoronato in eterno. Amen. Amen, mie care. Gloria a tuo nome, Signore. Alleluia. Gloria a tuo nome, Signore. Alleluia. Santo, santo sei, Signore. Misericordioso sei, Signore. Alleluia. Se c'è ancora qualcuno che ha bisogno di informazione, potete entrare nel mio sito, ve lo mostro. Questo è il sito www.gesulalucedelmondo.it. Ecco, lo sto chiudendo. Che Dio ci benedica. Amen.